Stiamo per cominciare, però prima dell'inizio, poiché è prevista la registrazione TV del signor Gianni, il cognome me lo scordo sempre, se c'è qualcuno che non vuole essere ripreso degli adulti, lo dica o si allontani, insomma, perché la ripresa verrà fatta. Se c'è qualcuno può alzare anche la mano e dire io non sono d'accordo. Far la ripresa. Ah sì, certo. È Libera TV, per cui lui farà la registrazione di tutto. Tutto? E il ringraziamento al Presidente della Repubblica, onorevole Sergio Mattarella, che ha inviato una targa come adesione presidenziale al nostro premio, accompagnata da questa brevissima lettera. Gentile Presidente, ho il piacere di trasmetterle l'unita targa che il Capo dello Stato ha voluto destinare quale suo premio di rappresentanza alla 67esima edizione del premio Livio Tempesta per la bontà nella scuola, la cui premiazione è prevista a Roma l'8 maggio prossimo. Le modalità inerenti all'utilizzo del suddetto premio sono vincolate ai criteri generali descritti nella nota allegata. L'occasione mi è gradita per farle giungere, insieme con l'augurio per il successo dell'iniziativa, i saluti più cordiali. Il capo del servizio, dottor Luigi De Paoli. Un saluto e un caro ringraziamento alla sindaca Virginia Raggi, che ci ha concesso ancora una volta la sala della protomoteca. Al Ministero dell'Istruzione e particolarmente alla cara dottoressa Palermo, direttore del Dipartimento del MIUR, la quale ogni anno è molto attenta nel fare la circolare ministeriale che accompagna l'attività del centro, poiché le scuole tramite la circolare ministeriale prendono atto della possibilità di inviare delle segnalazioni al centro che valuterà per conferire l'eventuale premio. Ai padri della Basilica di Santa Maria in Araceli, dove questa mattina è stata celebrata la Santa Messa, officiata da Monsignor Casolini, che è qui al Casolini di Sersale, che è qui al nostro tavolo di presidenza. E io lo ringrazio per conto di tutti voi. All'ambasciatore Franco Tempesta, fratello del piccolo Livio, a cui è intitolato il premio, che è qui in prima fila. E permettetemi di dare un saluto particolare a sua figlia Eleonora, che è qui con i tre bambini, ed Eleonora già affianca il padre all'interno del consiglio direttivo. Al presidente onorario, commentatore Tonino Boccadamo. A lui un grazie particolare perché le tre sculture sono state ideate, progettate, realizzate dai suoi laboratori. Lui è il gioielliere Boccadamo. Ai soci onorari del Centro Livio Tempesta, che non nomino perché io i tempi li devo rispettare, tutti, e al Consiglio Direttivo del Centro per l'incoraggiamento e il sostegno che mi hanno dato.
Ringrazio particolarmente Anna Accalai, che apprezzeremo in modo particolare alla fine, la contessa di San Miniato Erika Emma Fodré, che oltre ad essere socie onorarie sono amiche insostituibili nella organizzazione del premio. Ringrazio, sono molti da ringraziare, li ringrazierò via via. In prima fila Bianca Maria Lucibelli, presidente del Galà delle Margherite. L'avvocato Antonella Sotira. Vedo solo adesso la presidente Alida Montaldi del Tribunale dei Minori di Roma. Ma ancora Franca Cohen, che credo tutti conoscerete per il suo grande valore intellettuale. Ma c'è anche Corrado Calabrò, il nostro grande poeta italiano e internazionale. Io mi permetto di dire, non solo grande magistrato, ma anche grande poeta. E la direttrice della Scuola Internazionale di Musica, Edda Silvestri. Lei accompagnerà a breve, prenderà poi la parola per presentarci Celeste De Meo, che suona, ci dedicherà un brano, due, non so, poi lei ci dirà, di Bach al violoncello. Grazie. Violino, sbagliato. E tutti i convenuti, man mano poi farò ulteriori ringraziamenti. Non ultimo, ma molto importante questo ringraziamento, verso Colasanti Catering Banqueting, che ha voluto donare alle delegazioni scolastiche un bellissimo buffet di cui spero potranno godere questa sera. Così come l'Istituto Alberghiero, diretto dalla dirigente scolastica Maria Teresa Corea, che non, purtroppo era impegnata, ma è qui ben rappresentata dalla sorella preside, dirigente scolastico del liceo classico Pilo Albertelli di Roma. Eccola. È in arrivo infatti il suo coro, che ha raggiunto livelli quasi professionistici, insomma, sì, perché no? Va bene, gli altri ringraziamenti via via. Siamo qui dunque, io vi offro solo un pensiero, una riflessione molto breve, e spero di non essere, io se parlo a braccio divento extravagantes, preferisco quindi fare riferimento al mio testo per essere efficace, ma anche stare nei tempi, perché devo dare io l'esempio, tutti dovremmo stare nei tempi. Siamo qui tutti riuniti per salutare innanzitutto queste due realtà, veramente sono tre, ma una purtroppo è assente. Le loro comunità scolastiche si riferiscono a Riace Monasterace Stilo Bivongi, la seconda scuola premiata, Matera Festa Festa, Istituto Comprensivo Festa di Matera, e 14 bambini di una classe quarta C della scuola, dell'Istituto Comprensivo 4 Miglia di Rende, provincia di Cosenza.
Siamo qui appunto per sottolineare, conferendo questo premio, che le loro comunità scolastiche hanno saputo interpretare in modo egregio la loro mission formativa, il vero significato del vivere sociale, del bene comune, della solidarietà, della bontà. Come vedremo dalle motivazioni, il loro modo di essere e fare scuola fanno di loro esempi di eccellenza educativa da indicare a tutta la scuola italiana, che vive ora come non mai nel cuore di luce e di ombra della società attuale. Le scuole premiate dimostrano che quando ci si apre al dialogo e alla collaborazione con le famiglie e le altre istituzioni, si diventa concretamente autentiche comunità educative, non semplici organizzazioni sociali, capaci di orientare, secondare la formazione umana e culturale delle nuove generazioni, connettendo in un unico processo gli aspetti istruttivi e quelli educativi, tecnici e valoriali, senza alcuna scissione e rammento. I bambini di Rende, i ragazzi di Matera e di Riace, Monasterace, Stilo, Bivongi dimostrano che si può imparare ad essere gentili e solidali, aperti, gioiosi, saggi, sin da piccoli, perché genitori e docenti hanno condiviso esperienze utili a trovare il tempo per pensare, per giocare, per comprendere i limiti, per diventare amici, per provare emozioni, per dare significato, per amare l'altro, da scoprire e conoscere, per rispettare e donare qualcosa di sé. Dunque è possibile testimoniare i valori e farli germogliare come semi. Le radici nelle esperienze, gli steli e le foglie nel pensiero, nella consapevolezza, nella cultura, per vivere per ciò che si è e non per ciò che si ha. Perché per essere felici bisogna essere compassionevoli, donare, donarsi. Le esperienze vissute dagli studenti, dai docenti, dal territorio dove queste scuole vivono ogni giorno assumono incommensurabile valore e segnano le tracce di una pedagogia della prosocialità che toglie dall'invisibilità chi è nel bisogno, chi è rimasto indietro, fugge dal dolore, dalla fame, è rimasto solo, chi non ha avuto il bene della salute e di una vita dignitosa. Amare è l'ideale che supera tutti gli ideali e davanti ai drammi dell'umanità bisogna chiedersi come tener viva una cultura cristiana che include l'incontro e la speranza da risemantizzare, soprattutto nella famiglia e nella scuola. Un nuovo umanesimo, sì, è possibile, ma è determinante ripensare l'educazione, l'istruzione, mirate a rianimare ideali, valori, etica della comunità, legalità, attraverso cioè l'azione formativa delle scuole, che superi ogni nozione astratta, riconoscendo il bene che ci sta accanto, di cui sentirsi responsabili, non cedendo all'indifferenza e al cinismo. Grazie a queste buone scuole, a tutti e a ciascuno il mio abbraccio. Cos'è un abbraccio? È un pezzetto di sé che si dà all'altro perché nel cammino sia meno solo. Grazie. La parola a
al presidente nazionale onorario commentatore Tonino Boccadamo. Buonasera, un caro saluto a tutti i presenti, un saluto caloroso particolare a tutti i ragazzi che oggi sono qui per ricevere il premio Livio Tempesta. Come presidente onorario di questa associazione voglio esprimere innanzitutto il mio orgoglio nell'essere stato investito di tale ruolo e ringraziare tutto il direttivo per avermi scelto. Questa associazione è stata capace di trasformare la storia personale di un bambino speciale in un esempio per tanti altri ragazzi che, negli anni, sono diventati uomini e donne di questa società e che, sicuramente, dalla partecipazione a questo appuntamento hanno saputo trarre insegnamenti che, a loro volta, hanno trasmesso ad altri, magari ai loro figli. Sono onorato di far parte di un'associazione che, ormai da 67 anni, tiene in vita la memoria di Livio Tempesta attraverso un premio che riconosce la bontà come valore da perseguire. Oggi non è impresa facile, perché la bontà purtroppo sembra non essere più di moda. Siamo bombardati da notizie negative, fatti incresciosi che vedono protagonisti sempre più spesso proprio i giovani. Penso per esempio al fenomeno del bullismo, i ragazzi che trovano divertente inveire ed umiliare i loro coetanei più deboli o semplicemente meno inclini a far parte di un branco. Penso ai bambini che diventano vittime di violenze domestiche, che crescono con immagini negative negli occhi e nella mente. Bambini che nascono in paesi di guerra e che non conoscono altra realtà se non quella che è tutto il male che ne consegue. E tanti altri esempi si potrebbero ancora fare, ma proprio per questo va dato merito al Centro Nazionale per la Bontà nelle scuole di aver istituito questo premio, perché è necessario diffondere la cultura del buono, partendo da voi, dai più piccoli, che saranno uomini e donne di domani. Diffondere ed esaltare nelle scuole i valori etici e sociali ha una funzione formativa che ritengo fondamentale per la nostra società. Essere buoni, cari ragazzi, non vuol dire essere deboli, anzi, oggi soprattutto essere buoni è un atto di forza, una dimostrazione di carattere, perché sovverte una realtà in cui è proprio la cattiveria spesso ad avere la meglio. Più semplicemente sono le azioni negative a fare notizie e quelle vengono amplificate dai mass media diventando quasi la norma. Le buone notizie non fanno notizia purtroppo, ma sarebbe bello vivere in un mondo in cui a far parlare di sé fossero proprio le azioni positive compiute da eroi quotidiani. La bontà infatti si può coltivare ogni giorno, partendo da piccoli gesti, aiutare un compagno in difficoltà nei compiti, avere una parola di conforto al momento giusto, anche un semplice sorriso a volte può dare conforto a chi ci è accanto donandogli sicurezza. I gesti, anche se discreti e gentili, non sono mai piccoli, perché hanno un effetto domino. Oggi sono io gentile con te, ti offro il mio aiuto, il mio sostegno, e tu domani sicuramente farai altrettanto con chi sentirai che ne ha bisogno. E così via, come una catena che si rafforza. Posso affermare che è proprio la bontà a regalarci le emozioni più forti ed ad arricchirci come persone. Io ho imparato su di me che fare del bene fa bene. La mia storia personale mi ha aiutato molto nello sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti delle persone più deboli, ad andare oltre gli stereotipi. La malattia che mi ha colpito da piccolissimo mi ha fatto maturare una grande forza d'animo e di carattere tale da pensare non solo a me stesso, alla mia condizione, ma anche agli altri. Ho visto il mondo con occhi diversi ed ho capito che aiutare significa aiutarsi, che un gesto di altruismo, grande o piccolo che sia, è la cura più forte che ci sia. Voi, che oggi vi preparate a ricevere il premio Livio Tempesta, dovete sentirvi orgogliosi di voi stessi, non solo per questo riconoscimento personale, ma soprattutto perché ciò che vi ha fatto ricevere il premio sarà un esempio importante per tanti altri ragazzi che vi stanno intorno. Voi oggi accendete una luce nelle vite di tante altre persone. Raccontate a chi vi sta vicino cosa avete fatto per ricevere questo premio. Non abbiate vergogna di dirlo e di dirlo come lo avete ottenuto, perché siete stati buoni, perché avete compiuto un gesto gentile. No, siatene orgogliosi, perché chi vi ascolta potrà solo imparare. Grazie.
Buonasera, io sono soltanto qui per ringraziare coloro, e sono tanti, che hanno reso possibile questa cerimonia così toccante, così completa, fra discorsi, messaggi sentiti, sinceri, brani di musica, cantati, suonati, veramente una giornata, una serata molto appagante. Quindi grazie a chi l'ha resa possibile, grazie al comitato direttivo, al presidente onorario, ai soci onorari, a tutti coloro che hanno dato una mano. Il premio oggi ha raggiunto la sua 67esima edizione. Era infatti il 1951 quando morì mio fratello, che aveva 9 anni, Livio. Io ne avevo 13. C'è qualcuno fra voi che ha 13 anni? Così mi rivede. Quanti? Tutta la fila. Ecco, io ero un ragazzino così. Non solo ero un ragazzino così, ma ci trovavamo nei primi anni del dopoguerra. Nessuno può immaginare come si vivesse a Roma, quanto male si vivesse a Roma durante e nei primi anni del dopoguerra. Anch'io ho difficoltà a ricordare, però credo che quel che successe della mia famiglia sia un capitolo drammatico, anche se piccolo, di quel periodo. C'era difficoltà di cure, c'era difficoltà di farsi aiutare dagli ospedali, e quindi mio fratello fu colpito nel dicembre del 50 da una malattia che oggi sarebbe sicuramente stata debellata, ma in quell'epoca non si riuscì, e lui ci lasciò il 7 gennaio del 51 all'età di 9 anni, e io ne avevo 13, come questi simpatici ragazzi della quarta fila. Mio padre, ovviamente, come tutta la nostra famiglia, fu sconvolto da questa morte. La morte di un bambino è forse la cosa più grave che può accadere in una famiglia, perché il bambino siamo noi domani, quindi ci si priva di un domani. E quindi decise, fu lui il primo ideatore, di istituire questo premio. Con tante difficoltà, però ci furono degli aiuti. Poi me ne sono occupato io per diversi anni, ma a causa del mio lavoro sono stato 36 anni all'estero, e quindi si sono succeduti comitati direttivi che in parte sono ancora oggi qui rappresentati, e siamo arrivati ad oggi. Io oggi però non vorrei parlare dei premi ai ragazzi, vorrei parlare degli insegnanti. Perché se, come ho detto, i bambini e i ragazzi sono noi domani, chi li aiuterà a diventare noi domani meglio di noi sono gli insegnanti e la famiglia. Però oggi siamo in un ambiente di docenti, e quindi mi riferirò a loro. Il rapporto degli allievi con gli insegnanti, a stando a quello che leggiamo sui giornali, non è più quello di una volta. E cioè è diventato spesso conflittivo, non voglio generalizzare, ma si leggono, anche grazie alla facilità di informazioni e di comunicazioni, si leggono oggi più notizie negative che notizie positive sulla scuola. Quindi io volevo sottolineare quanto gli insegnanti abbiano bisogno e diritto di essere ben trattati, ben sollecitati e ben aiutati a compiere la loro missione, che, come abbiamo detto, consiste nel fare dei bambini noi di domani. Non credo che in Italia questo accada. Non credo che gli insegnanti abbiano un trattamento sufficientemente riguardoso del loro ruolo nella società, che è, a mio avviso, primordiale. Viene prima di qualsiasi cosa. La preparazione dell'infanzia al domani è primordiale. Questo è quello che intendo dire. D'altra parte, è cambiato anche il rapporto fra le famiglie e gli insegnanti. Per la memoria che io ho, succedevano
rarissimamente degli episodi conflittuali fra genitori e insegnanti, di cui oggi invece si vede spesso traccia nelle cronache. Questo era un po', diciamo, la riflessione di oggi. Io vorrei ripetere il ringraziamento a coloro che hanno reso possibile questa giornata, in particolare al tantissimo lavoro della Presidente Dottoressa Attento, al Comitato Direttivo e al Comitato Onorario presieduto dal Dottor Boccadamo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Buonasera. Prego, Corrado Calabrò dedicherà una poesia alla scuola di Riace, Monasterace, Stilo, Vivongi. Devi spingere, se no mi sento. È lui che deve fare qui. Sì. C'è l'interruttore. Voglio ricordare qui, in questa occasione, in questo contesto, in questa atmosfera, un personaggio straordinario che in un'epoca, il 68, in cui il motto era privato e bello, iniziò un'esperienza che ha offerto nuove occasioni, nuove prospettive a tanti giovani. La iniziò nella scuola dove insegnava, l'Istituto Industriale di Reggio Calabria. Lì mise le prime radici questa organizzazione che, in contrasto con un'associazione di ben altro stampo che opprimono, sviliscono la Calabria, ha aperto nuovi interessi, nuove prospettive, nuovi impegni ai giovani. Questa organizzazione oggi è proseguita splendidamente da Don Luigi Ciotti. Di lui voglio ricordare una frase con cui si rivolse un giorno ai giovani in una riunione: possiamo delegare agli altri il disbrigo di una pratica amministrativa, un compito qualsiasi della nostra quotidianità, ma una cosa voi giovani non potete delegare a nessuno: di vivere la vostra vita. Siatene dunque responsabili. A lui è dedicata questa poesia. Dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? E che ne so, sono io il suo tutore. Dov'è tuo fratello? Non siamo gemelli siamesi. La vita è come la fortuna, è strabica. Ognun per sé è un qualche Dio per tutti. Dov'è tuo fratello? L'ho visto incamminarsi giorno addietro con un figlio per mano e l'altro in braccio. Dov'è tuo fratello? Pioveva e c'era nevischio nell'aria. Si sarà rifugiato in qualche ostello. Dov'è tuo fratello? Perché lo chiedi a me? Io cosa c'entro? Si era fermato e parlava ai suoi figli, sottovoce, tenendo gli occhi bassi. Qui lo sai, s'adora il Dio Mammona. Per chi non se l'intende con quel Dio, qui mi dispiace, per lui non c'è posto. Rispondimi, dov'è tuo fratello? Non ricordo nemmeno la sua faccia. Alza gli occhi e guardami in volto, sono io tuo fratello. Allora iniziamo la premiazione. Invito l'avvocato Antonella Sotira a presentarsi per ricevere il premio, per ritirare il premio destinato all'Istituto Comprensivo di Monasterace Riace. Leggo la motivazione. Premio all'Istituto Comprensivo di Monasterace per aver attivato ogni oltre previsione possibile, bambini, ragazzi, adulti, intorno al bene comune che è la solidarietà attiva.
creando una rete di studenti di ogni età che hanno saputo sviluppare la cultura dei piccoli passi, produttiva di cambiamenti effettivi nei comportamenti quotidiani di un'intera comunità sociale, rendendo la bontà nella scuola il valore e il bene comune d'eccellenza da testimoniare e condividere all'interno e fuori di essa, a vantaggio dei migranti che da decenni arrivano nei paesi della costiera ionica, anticipando e a volte seguendo le istituzioni locali. Bravo. Premia Antonio Moretta consegna la pergamena sempre all'avvocato Sofia. Antonio, no, scusa. È l'emozione. Io ti consegno la motivazione. Antonio Moretta consegnerà la pergamena e Tonino Boccadamo la scultura. Andiamo allora, a fare una foto ufficiale. E poi dopo parlerai tu. Sì, doppiamente onorata di essere qui sia come membro del comitato d'onore e sia a ritirare il premio per questa scuola che fa parte della mia terra. Sono qui nella doppia veste anche di presidente di un bailage territoriale della Calabria. Riace è il paese della mia infanzia. Saluto mia cugina Liliana che è qui, perché a Riace ci sono i miei cugini, c'erano i miei nonni, i miei zii, ed è un posto che oggi è agli onori della cronaca giudiziaria. Spetterà la magistratura accertare o meno le violazioni, ma di fatto Riace ha testimoniato che la Calabria, nel solco delle tradizioni di una diaspora antica greco-ortodossa, è la terra dell'accoglienza. Noi abbiamo accolto tante etnie, da quelle albanesi a Brescia, a quelle ebraiche, a quelle grecaniche, e Riace, soprattutto nel mio ricordo, il paese più noto per questa grande festa dei santi taumaturghi di Cosma e Damiano. Quindi grazie per questo premio, grazie alla nostra presidente Rosetta Attento per avermi scelto per poter ricevere questo premio, che ci ripromettiamo di riconsegnare a giugno alla scuola di Riace, che ci attende e che solo per difficoltà anche economiche, non nascondiamo che in questo contesto, che in questo momento ci sono state questi tipi di difficoltà, hanno impedito ai ragazzi di Riace di ricevere questo premio meritato, testimonianza di una civiltà idonea all'accoglienza. La poetessa Antonella Pagano dedica questa poesia alla comunità scolastica di Matera, da Materana. E con un incipit, qual è stato quello di questi ragazzi, mi viene più facile dire albeggia e canta il gallo, canta la nuova storia col petto che in gran boria. Aspetto un bimbo in questo pianeta che sa di fiore che muore. L'aspetto sotto l'arcobaleno perché l'iride lo benedica. Ogni capello abbia un colore e l'anima sia bianca.
aspetto un bimbo dai capelli di tutti i colori e l'anima bianca. Ne voglio fare un pittore, ne voglio fare un poeta, ne voglio fare un uomo che sorrida. Ho preparato la culla al mio bimbo colorato, ho raccolto i fili d'erba e le foglie del mondo, ogni odore di bosco marino, di bosco montano, ogni gorgheggio come nido di tenera rondinella. La primavera sua sarà prodiga di rugiada e raggi tiepidi. Ho scritto la canzone per il piccolo che nasce, è lieta di risveglio, è dolce di ninna e dolce di nanna. Ho preparato la minestra e lui è cresciuto. E un giorno, sotto l'arcobaleno, il più bello degli arcobaleni mi ha detto: adesso ti dico per cosa tu m'hai preparato. Sarò giardiniere, sarò pescatore, sarò viaggiatore, astronauta, sognatore. Sarò quel bambino desiderato, l'uomo che sa d'essere amato, architetto, regista. Ma è bene, madre, tu sappia per filo e per segno che attore sarò del grande congegno che tu m'hai donato, la vita. E poiché d'onore tu m'hai coronato, onore sarò. E la vita onorerò, intanto nei sassi e in città, giù a Matera, d'accanto al barbiere, le gazze, pur esse ciarliere, si contano i fatti e fan correre i gatti. Un altro bambino, col naso all'insù, vede l'astro guardare qua giù e le rivolge una muta preghiera perché torni a scaldar primavera per sua madre, suo padre, i nonni, la sorellina, i compagni di scuola e dei giochi, tutto il suo amore in un bel panierino. Albeggia, albeggia e la sfornata fresca di gran giornata, la storia bella e colorata, re e là a più appariscenti, piumaggi fluorescenti, do, mi, fa, sol, la, si, non dirmi che finì. Ora premiamo la scuola di Matera, quindi si avvicinerà la dirigente scolastica, l'insegnante, il ragazzo, e la giornalista Federica Panzadoro è invitata a dialogare con la scuola dopo naturalmente la premiazione. Premia Giuseppe Cicolini, l'ispettore già presidente nazionale del centro Livio Tempesta. Consegnerà il premio e la pergamena. Ti puoi alzare? E Antonio Lerario, pergamena e trofeo. All'insegnante consegna Giuseppe, per in rappresentanza di tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo di Matera. Mattia. E anche a Mattia, in rappresentanza di tutti i compagni dell'Istituto Comprensivo. Buonasera a tutti. Porgo ai presenti il saluto e i ringraziamenti dell'Istituto Comprensivo Minozzi Festa di Matera. Siamo molto onorati e felici di essere qui per ricevere un premio così importante che va alla scuola nel suo complesso, una scuola storica, importante punto di riferimento culturale per la città, nata dalla fusione, come si vede dal nome, tra la scuola elementare Padre Minozzi, che risale addirittura al 1929, e la scuola media Nicola Festa, fondata nel 1946. Un premio non a singoli né a singoli atti,
ma all'intera comunità educante, allievi, docenti, genitori, personale ATA. Un premio alla cura e all'impegno che nel corso degli anni ha profuso per la crescita umana e culturale dei bambini e dei ragazzi che le sono stati affidati, promuovendo non soltanto l'accesso ai saperi, ma anche comportamenti eticamente orientati, rispettosi dei valori dell'onestà, della libertà, dell'alterità, della generosità, della responsabilità. Una buona scuola, o se si preferisce una scuola buona, non buonista, buona, è infatti quella che prima di tutto si impegna a contrastare l'indifferenza, l'apatia, la tiepidezza in un momento storico, come è stato detto, come quello attuale in cui la bontà e più in generale i valori etici e sociali sembrano essere poco importanti, diciamo da sfigati. Perché la vita e i rapporti personali sono spesso improntati alla competitività, all'aggressività, all'individualismo. Una scuola, la Minozzi Festa, che attraverso una pluriennale progettualità ha sempre promosso l'educazione alla prosocialità, il cui fine ultimo, come sostiene il sociologo Izaguirre, non è tanto creare buoni samaritani o eroi, quanto piuttosto aiutare bambini e ragazzi a intraprendere e mantenere relazioni positive con gli altri in maniera continuativa, quindi non solo in situazioni critiche o in momenti eccezionali. L'importanza della relazione con l'altro, del suo rispetto, dell'ascolto delle esigenze e dei suoi sentimenti, l'importanza dell'aiuto reciproco, della prossimità, della fiducia, deve essere sperimentata, provata, deve essere reale, parte integrante della vita. La bontà, la solidarietà devono essere agite. Qualcuno molto in alto ha detto: non è sufficiente non fare il male per sentirsi giusti, è necessario fare il bene e promuovere ogni bene nella società. Ovviamente cominciando dall'azione quotidiana, nella vita scolastica e non, con l'adozione di pratiche di mutuo aiuto, di forme di microsolidarietà nei confronti del compagno di banco, o più in generale dell'altro, ma senza aspettarsi alcun tipo di ricompensa esterna. Partire da un universo di vicinato, dove il prossimo ha un volto noto e familiare, che ne so, il compagno di classe gravemente ammalato, da aiutare nello svolgimento dei compiti e a cui fare semplicemente compagnia quando non può svolgere certe attività, piuttosto che i compagni siriani, da accogliere e ascoltare affinché dimentichino gli orrori della guerra, per poi allargare la cerchia della solidarietà alle persone sconosciute, agli anziani, offrendo loro l'occasione di sentirsi ancora utili e importanti, ai malati dell'ospedale, donando loro un momento di serenità col concerto di Natale. Numerose sono state negli anni le iniziative di cui gli allievi sono stati protagonisti, all'insegna della solidarietà e dell'alterità culturale. Piccole e grandi, ma agite con spontaneità e coinvolgimento emotivo. La scuola ha il delicato compito di formare i cittadini di domani. Ora, il cittadino etico non va semplicemente per la propria strada, non chiede soltanto il rispetto dei propri diritti, ma si impegna e rischia, aprendosi a un senso di responsabilità più ampio. Operare per il bene e il benessere comune, sin dalla tenera età, facilita l'apprendimento, fa crescere e rende felici. Grazie ancora. Grazie Preside. Avevo omesso di leggere la motivazione, ma nelle sue parole ci sono le mie.
per il clima inclusivo e prosociale che caratterizza il fare scuola dell'intera comunità scolastica, integrando adolescenti, in particolare a forte condizione di disagio socioaffettivo-culturale, residenti nella casa ospitalità Il Villaggio del Fanciullo e l'accoglienza di ragazzi migranti con differenti lingue e culture di origine per le borse di studio destinata ai meritevoli privi di mezzi per il proseguimento degli studi, per aver allietato il Natale con un concerto in ospedale per i bambini e gli adulti degenti, per essersi attivati nei confronti dei nonni, lavorando con loro sulla continuità del tempo fra le generazioni, mediante modelli di saggezza e di affettività dei giovanissimi, per aver costruito pietre d'inciampo in argilla e averle posizionate nel chiostro del Museo di Palazzo Lanfranco di Matera, per non dimenticare ciò che avevano appreso dell'Olocausto. Grazie. Non nascondo un'emozione fortissima, perché è la prima volta che mi viene riconosciuto il lavoro sotto una veste completamente nuova. In realtà quello che a noi sembra la quotidianità scontata di un insegnante diventa in questo momento motivo di merito e va oltre quelle che sono le pratiche didattiche che noi compiamo, volte solo ed esclusivamente all'aspetto strettamente cognitivo il più delle volte, no? Ed è per questo motivo che mi piace parlare di un'esperienza particolare, che è quella che noi abbiamo vissuto con un'alunna che aveva una sindrome dello spettro autistico gravissimo. Una ragazza che non riusciva a stare assolutamente in classe, che picchiava tutti i compagni, che lanciava tutte le cose, che non consentiva a nessun compagno di avere sul banco nulla, perché tutto era oggetto contundente. Che cosa? È stato un momento difficilissimo, perché in realtà il primo anno, entro Natale, ancora non eravamo riusciti a fare lezione. I ragazzi si difendevano da Chiara e noi cercavamo di difendere Chiara e i ragazzi da ogni rischio. Abbiamo deciso quindi di avere un colloquio continuo con le famiglie. L'insegnante di sostegno si è messa a disposizione completa e abbiamo cominciato a lavorare cercando di educare i ragazzi, le famiglie a casa e noi a scuola, dimostrando loro che Chiara poteva essere una risorsa. Chiara, nel giro di un anno neanche, è stata capace di rimanere in classe per ben 18 ore o 30 ore addirittura, riuscendo a fare esattamente tutte le attività che facevamo noi, paradossalmente, in modo completamente nuovo. La cosa più bella, ed è l'ultima che voglio dire, che in realtà questa cosa è culminata nella pubblicazione di un testo presentato dai ragazzi, nel quale venivano riportate tutte le pratiche utilizzate in questo triennio, alla fine del triennio appunto. Chiara ha vissuto 3 anni di normalità, la sua famiglia anche per la prima volta, e i ragazzi per la prima volta hanno capito che la loro normalità non era scontata, ma era un dono enorme. Penso che questo sia uno dei successi più belli della mia carriera e anche delle varie carriere della nostra scuola, perché è il risultato di un lavoro collettivo e di un'alleanza scuola-famiglia. Per questo vi abbiamo premiato. Ecco una luna. Buonasera. Frequento la classe 3A indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Minozzi Festa di Matera. Tra le iniziative avviate dai nostri docenti, sicuramente quella che si è imposta di più all'attenzione di noi alunni, soprattutto noi che partecipiamo, che facciamo parte dell'orchestra scolastica, e ai bambini che fanno parte del coro di voci bianche della scuola elementare Minozzi, è stata la candidatura al premio Olivo Tempesta.
Con entusiasmo abbiamo aderito alla richiesta di eseguire un concerto all'ospedale Madonna delle Grazie della nostra città durante le festività natalizie. Ci è sembrato molto coinvolgente l'idea di condividere con persone meno fortunate di noi qualche ora di gioiosa socialità, soprattutto in coincidenza, soprattutto in un periodo di festa familiare come quello del Natale. Ma questa è solamente la conclusione di un'esperienza che abbiamo vissuto tutti l'anno scorso. Un ragazzo che fa parte della nostra classe, malato di una bruttissima malattia, è stato ricoverato qui in un ospedale di Roma e noi condividevamo con lui videochiamate per farlo sentire a suo agio e soprattutto in un gruppo. E non l'abbiamo lasciato in un certo modo solo. Infatti quest'anno, appena è ritornato in classe, si è sentito in una vera e propria famiglia. Bravi. Allora inizio proprio da te. Hai parlato, io lo sai, amo tanto la musica. Hai parlato dell'orchestra. Tu che strumento suoni? Pianoforte. Pianoforte. E qual è il tuo autore preferito? Chopin. Sì. Sì. No, tu non riesci bene. Tu invece? Io invece sono la tromba. Il mio trombettista preferito è Louis Armstrong. Louis Armstrong, dai! E qual è il brano? What a wonderful world. What a wonderful, voce, wonderful world. E tu? Io sono la chitarra, però non ho proprio un chitarrista preferito. Diciamo che mi piace molto il genere blues. Infatti, quando ho tempo, vedo un po' quei brani e mi diletto a farli. E qual è il tuo nome? Giulia. E che classe frequenti tu, Giulia? Io faccio la terza B, a differenza di loro. Ok, e tu invece il tuo nome? Non me l'hai detto? Io mi chiamo Giovanni De Novellis e frequento invece la terza A, che sarebbe invece, cioè loro frequentano il tempo prolungato, invece noi frequentiamo il tempo ridotto. E tu che hai letto tutto quanto il messaggio, bravissimo, non ti sei presentato? Mattia. Mattia? Ah, Mattia che suona il pianoforte. Ok. È la prima volta che venite a Roma? Per me sì. No, a me è la seconda volta, però devo dire che comunque ogni volta che ci ritorno, cioè oggi che sono ritornato, ho scoperto nuove cose. E che cosa hai visto oggi? Il Campidoglio, che era una cosa proprio che non avevo visto, però credo che ogni volta che si ritorna a Roma, in questa bellissima città, si scoprono nuove cose. E tu invece? Anche per me è la seconda volta che vengo qui, però la prima volta ero molto piccola, quindi non mi ricordavo molto, anche perché essendo piccola non abbiamo fatto tanti giri. Comunque oggi non abbiamo avuto la possibilità di vedere molto, però si intuisce che è una bellissima città. Beh, allora chiediamo ai prossimi professori vieni. E alla preside di... Grazie! ...a Roma. Non ho capito. Chiediamo alla preside e ai vostri professori di ritornare a Roma. Sì, perché no? Contenti del premio? Sì, molto, anche cioè, non ce l'aspettavamo, cioè, sembrava una cosa così semplice suonare in ospedale, invece è un premio. No, sempre così. È stato inaspettato. Va bene, ok. Grazie Federica, grazie ragazzi. Adesso do la parola alla poetessa Carmen Costanzo, che ha molto a che fare con Cosenza e quindi dedica alla scuola di Rende di Cosenza un bellissimo componimento. Prego. Buonasera a tutti. Dedico questa poesia alla mia terra, definita da Corrado Alvaro aspra e selvaggia come appena balzata dalla creazione. Il titolo è Calabria. Forse preferisco sognarti. Nel sogno sei cavalli al galoppo, boschi fitti e inesplorati, torrenti scroscianti, pescatori solitari sulla riva, mare azzurro, profondo, indomito, spiagge deserte e assolate, e risacche che farfugliano antichi miti e antiche storie.
vecchie case di paesi arroccati su eremi superbi, collegate da fili tesi per i panni che danzano al sole. Gatti randaggi, furtivi, attraversano le vie, rampe strette e scomode serpeggiano nei vicoli e i vecchi giocano a carte davanti ai portali delle case già dal mattino. Poi spariscono a mezzogiorno per consumare un pasto povero, sempre uguale, sempre piccante, accompagnato dal vino rosso scuro, dono della propria terra. Ma i nostri paesi non sono più come un tempo. Dalle finestre si affacciano volti nuovi di terre lontane, corpi neri come la notte, occhi furtivi si aggirano per le strade e l'odore del couscous e delle spezie stimola le narici ignare. Bimbi riccioluti riempiono le scuole e fanno rinascere luoghi abbandonati. Al vespro si odono le litanie del rosario al rintocco dei campanili e lunghi inni ad Allah si disperdono nella valle. Ah, se le preci non fossero accompagnate da fanatismi e violenze, ma rimanessero lodi al Dio del creato. Rinasci, terra mia, fai tornare i tuoi figli lontani che si struggono di malinconia. Un guizzo d'orgoglio ricorda la tua storia, gli spiriti magni che diffusero le arti e la cultura. Una terra così non può morire. Grazie Carmen. Interrompendo la sequenza che avevo avviato, do la parola alla Presidente del Tribunale dei Minori perché ci deve lasciare, ma vuole lasciarci anche un messaggio. Prego, dottoressa. No, intanto sono veramente onorata, ecco, onoro il vostro invito con questo breve saluto. Esprimendo tutta quanta la mia contentezza, non so trovare un'altra parola, nell'ascoltare quello che ho ascoltato. E l'unica riflessione che posso restituire, perché come dirigente di un ufficio che ha la responsabilità della tutela di ragazzi come voi nella città che vi ospita, è una riflessione sulla libertà di cui ha bisogno per esprimersi la solidarietà, che è la forma, diciamo, indirizzata verso l'altro della bontà, che invece è una dimensione individuale. E di questa libertà mi pare che sono custodi i vostri insegnanti, sono custodi anche tutti coloro che hanno la responsabilità della vostra tutela e quindi anche la magistratura minorile, e lo fa ricordando ogni giorno che per essere liberi bisogna essere uguali e che per essere uguali bisogna saper riconoscere la diversità, imparare a rispettarla, e credo che la prima esperienza per riuscire a farlo sia quella di immedesimarsi nell'altro, quindi conoscere, guardare. Io vi ho guardato, penso, e vi ho visto uno diverso dall'altro, ecco, adesso in particolare ho guardato il coro, erano tantissimi così diversi fisicamente uno dall'altro, nell'insieme un risultato meraviglioso da vedere, da ascoltare, però con una spiccata individualità, guardando le ho colte.
parte, e quindi quello che unisce è proprio l'esperienza del condividere una comunità educativa, una comunità culturale, e nel condividere i valori, come dire, che sono già scritti nel nostro ordinamento per voi, per tutelarvi. La responsabilità che abbiamo tutti è quella di custodire quello che secondo me respirate naturalmente quando siete nella vostra età, perché possiate, diciamo, restituirlo come adulti domani. Quindi io vi ringrazio di avermi consentito di partecipare a questa bellissima esperienza. Grazie. Grazie. Ed ora, dulcis in fundo, vogliamo premiare i 14 alunni della classe quarta C dell'Istituto Comprensivo di Rende 4 Miglia. Prego. Allora, do lettura della motivazione. L'Istituto Comprensivo accoglie più di 1600 alunni di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, e promuove la formazione di qualità, specialmente per gli alunni che versano in situazioni di disagio. Meritevole il progetto di volontariato precoce, che ha prodotto il comportamento esemplare prosociale di 14 alunni della classe quarta C dell'Istituto Comprensivo, i quali hanno condiviso parte del loro tempo e della loro gioia di vivere con i bambini e i ragazzi con disabilità sensoriali non vedenti presso l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Rende, sperimentando con la merenda al buio la condizione di compagni in difficoltà, con gli anziani della casa di cura Villa San Carlo di Rende, con i bambini e ragazzi senza famiglia, agendo con semplicità, gratuità, consapevolezza, generosità e modificando i legami tra di loro con la partecipazione delle docenti e il coinvolgimento delle famiglie. Grazie. Premia Alessandro Baldi del Consiglio Direttivo e Antonio Moretta, socio onorario del Consiglio Direttivo. Momento topico. Il dedico una vera sprocca, che sulla bontà si può dire tutto, però la cosa più bella per i bambini è dedicare una filastrocca. Allora, Gianni Rodari nel 1962 scrive in treno una filastrocca vedendo delle azioni egoiste, brevissima, ma secondo me dà l'idea esatta di quello che facciamo da tanti anni con l'associazione Premio Livio Tempesta Bontà nella Scuola. Sentite, bambini, è per voi, è per i vostri insegnanti, per la nostra Presidente, per il Consiglio Direttivo e per il Presidente Onorario. Sul diretto di Campobasso c'è un signore grasso grasso, tutti in piedi, ma lui seduto su un cuscino di velluto. Ci covava il suo cuscino come fosse un uovo di oro zecchino. Grazie. Scusate, due parole veloci veloci perché mi dice la moderatrice che stiamo in ritardo. Me le sono appuntate per tagliare corto. Educa bene un bimbo ed eviterai di condannare un adulto. Quindi la missione, non il mestiere dell'insegnante, la missione è la grande capacità di creare i dirigenti di domani.
signori delle organizzazioni per l'insegnamento, ricordatevi che non sono mestieri, sono professioni. Ne abbiamo un esempio lampante. Scusate. Grazie Antonio. Scusa Rosetta. Grazie, grazie, grazie. Non ho allora, salutare Martin Cafu che è con noi. Ecco, alzati Martin Cafu, alzati. Salutalo. Martin Cafu. Ma lo farà dopo. Non, allora, Monsignor Casolini, a lei la parola. Quando i politici dicevano sarò breve, ci preoccupavamo un pochino tutti. Io cercherò di esserlo veramente dal momento che siamo ormai alla fine. E porgo i saluti a tutti coloro che questa mattina non ho avuto il piacere di vedere per motivi naturalmente comprensibili. Ma questi saluti li allargo anche a chi ho visto questa mane. Ma ai saluti, i ringraziamenti alla nostra eccellente presidenza che ha organizzato questo momento veramente di gioia. Il ringraziamento in particolare per avermi dato l'opportunità di conoscere questa realtà che mi ha riportato bambino quando ci portavano al cinema a vedere il momento, un momento così importante come quello che stiamo vivendo oggi. La bontà. Diceva un personaggio nato 2500 anni fa, e quindi 500 anni prima di Cristo, che non tutti possiamo essere grandi, ma tutti possiamo e dobbiamo essere buoni. Si chiamava Confucio, un filosofo cinese. Ma che cos'è la bontà? Non è buonismo, prima ci ricordava una dei nostri dirigenti. La bontà è un po' come un sottomarino che sta sotto, c'è e ogni tanto emerge se c'è colui che guida il timone della barca, e siamo noi che guidiamo la nostra vita e facciamo emergere questa bontà. Quando all'inizio abbiamo ascoltato i bambini, io mi sono girato, ho visto c'erano due clarinetti, correggetemi se sbaglio, ho visto che c'erano i flauti traversi, c'era un bambino che suonava con il ritmo che... E mi sono accorto che in realtà, e poi anche con il coro, mi sono accorto in fondo che loro sono l'esempio della bontà, non solo come ragazzi, ma lo strumento, gli strumenti in sé. Ogni gesto che noi facciamo crea un'armonia. Quando questa bontà è un insieme di gesti e di musiche, si crea un'orchestra e si crea un coro che cosa fa? Ci arricchisce interiormente, ci fa sentire migliori, ci fa commuovere. Devo dire, mi sono pure commosso, cosa che per me è un pochino difficile, perché ogni giorno ci troviamo di fronte a tante situazioni più o meno belle e dobbiamo essere un po' duri. Ecco, allora io vi ringrazio per questa grande opportunità che mi avete dato e invito tutti, io per primo, a ricordarci un po' di essere bambini. A volte anche i bambini sono egoisti, lo sapete, chi è genitore lo sa bene, gli insegnanti lo sanno bene, però essere bambini significa ritornare a vedere le cose essenziali della nostra vita. Impariamo cosa è l'essenziale, riscopriamo cosa è l'essenziale e vedrete che saremo più felici, tenendo conto che la vera felicità non è quella umana che parte, sparisce, che spesso si aggrappa a cose inutili, ma la vera felicità per un cristiano, penso che la maggior parte dei presenti lo è il sentire Dio nella nostra vita e sapere che un giorno lontano, questo lo sa solo il Signore, lo incontreremo. E cosa porteremo davanti a Lui? Porteremo quelle cose belle e buone che abbiamo compiuto innanzitutto per gli altri e poi, perché no, anche per noi. Buon proseguimento. Grazie. Allora, la dirigente Passarelli e i due bambini vogliono lasciarci un messaggio. Prego, venite qui. Dopo Franca Cohen. Io sarò velocissima anche per dare spazio ai bimbi. Allora, volevo e mi obbligo, anch'io sono molto emozionata perché la mia carriera è stata un po' lunga da insegnante, sono dirigente, sono quasi 40 anni che milito proprio in questo ambiente e quindi è per me il coronamento di un riconoscimento di una professione e di un impegno personale verso queste tematiche.
Gestisco una scuola molto grande, una scuola con anche diverse problematiche, ovviamente, come tutti noi sappiamo. Quindi un ringraziamento personale e anche da parte della mia comunità scolastica al premio Levio Tempesta, a tutta l'organizzazione, per aver riconosciuto questa nostra best practice. E effettivamente noi la riconosciamo come una buona pratica che non solo è partita da questa classe, ma che si sta diffondendo in tutto il nostro istituto. Il nostro istituto è una scuola dedita anche a queste problematiche. Noi abbiamo avviato parecchi progetti e parecchie attività in questa direzione. L'ultima che abbiamo realizzato è quella del mercatino di Natale, dove hanno equo-solidale lo abbiamo definito, dove hanno partecipato tutti i ragazzi dei diversi plessi. La nostra scuola ha ben 12 plessi e i bambini hanno prodotto dei manufatti insieme alle insegnanti, hanno organizzato questi stand, questi mercatini, dove gli stessi genitori hanno avuto la possibilità di comprare queste cose, quindi raccogliendo dei fondi che sono stati distribuiti a ben 4 associazioni presenti sul territorio che abbiamo inteso sostenere per il loro lavoro che svolgono quotidianamente con i bambini. Quindi quotidianamente noi ci impegniamo in questa direzione. I bambini hanno fatto questa bellissima esperienza in questa classe, ripeto, condivisa anche in altre classi, e quello che perché do la parola ai bimbi, quello che mi preme sottolineare è che la scuola ha l'obbligo, secondo me, morale di occuparsi di questo argomento. La scuola non può sottovalutare l'importanza dell'educazione alle emozioni. Una scuola deve educare a riscoprire le emozioni che ogni bambino deve ritrovare in se stesso e deve portare avanti come futuro cittadino. Quindi l'obbligo da parte della comunità educante di occuparsi di ciò, di formare questi nostri bimbi ad affrontare il loro futuro in modo cosciente da bravi cittadini. Ora facciamo parlare i bimbi. Dirci qualcosa, ascoltiamo. Salve. Come ti chiami? Di come ti chiami? Mi chiamo Salvatore. Sono uno di quei bambini che ha fatto il progetto solidarietà. Per prima cosa siamo andati a un'associazione non vedenti, dove là abbiamo camminato al buio e mangiato al buio. Vedendo come loro cosa hai provato, cosa vuoi dire, qual è stato il tuo pensiero quando eri in questa situazione? Ho pensato che pur non vedendoci loro avevano una memoria molto sviluppata, e ai non vedenti quello che mi ha colpito è Agostino, perché non vedendoci era molto bravo, sapeva camminare normalmente, sapeva fare le cose normalmente, pure non vedendoci. Poi siamo andati a un centro anziani, dove là, essendo il periodo di carnevale, abbiamo colorato delle maschere con loro. Poi per ultima uscita siamo andati in una casa famiglia, dove là abbiamo giocato, abbiamo mangiato insieme e abbiamo fatto una partita di pallone. L'ultima cosa che voglio dire è che questo progetto solidarietà non finirà. Grazie. Grazie. Tu vuoi dire qualcosa velocemente? Qual è l'ultima cosa? Siamo un gruppo di ragazzi ben stimolati, tutti uniti da una stessa passione, ovvero il volontariato. Grazie alle docenti. Vogliamo dire i nomi? Sì, lo stavo per dire. Emilia Rosanna Attento e Nardi Antonella
abbiamo fatto questo progetto extrascolastico durante tre sabati e abbiamo, come ha detto Salvatore, abbiamo fatto queste tre esperienze. Siamo 14, la metà della classe, purtroppo gli altri non sono potuti venire, però secondo te è importante che abbiano partecipato anche i tuoi genitori, i vostri genitori? Sì, sì, sì. Perché? Perché è grazie a loro che siamo potuti venire qua, se no saremmo rimasti a casa. Cosa hai imparato da questa esperienza? Dai, così chiudiamo. Cosa hai imparato? Questa esperienza? Anche nelle difficoltà si può andare avanti tranquillamente e non bisogna mai abbattersi su un ostacolo durante la propria vita. Prendere in giro una persona che ha qualche difficoltà, secondo te? Non è giusto e va... Va aiutata, non presa in giro. Fare del bene, cosa fa? Si raccoglie sempre del bene, no. Si germoglia, sì. Questo bene, va bene? Sì. Grazie, sì. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Do la parola a Franca Cohen per un saluto. Buonasera, sì, siamo anche un po' in ritardo forse. Un pomeriggio pieno di emozioni, grazie. E come diceva Monsignore, l'inno nazionale cantato da ragazzi, l'inno nazionale cantato da ragazzi che si vedeva che provenivano da tanti paesi del mondo, era veramente emozionante, come l'Italia può essere rappresentata in questo modo. E quindi grazie di avermi invitato, anche se avevo detto che sono un po' ripetitiva, ma è quello che vuoi. Allora, intanto questo premio che insegna l'importanza di ricordare e ricordare educando, oggi l'abbiamo proprio sentito. E con la Presidente Rosetta Attento è nata questa sintonia tra educatori che come un racconto di vita vissuta viene recepito di più che qualsiasi libro storico. Ecco perché sono stata invitata a dare una testimonianza. Io sono italiana da generazioni e di religione ebraica, ma sul mio certificato di nascita c'era scritto di razza ebraica. Ero ebrea non unicamente per appartenenza religiosa, ma non ero più a quel punto neanche cittadina italiana, non ero nemmeno straniera, ero apolide, nemica in patria, o meglio senza più una patria. E infatti il 5 settembre del 1938 ci si ricorda che Vittorio Emanuele III firmava il Regio Decreto Legge, il Manifesto della Razza, annullando i diritti di uguaglianza che il suo antenato Carlo Alberto aveva a volta concesso. Allora, come sapete, poi è venuto dopo l'8 settembre del 1943 con l'armistizio. L'armistizio rendeva pubblico l'accordo con le forze alleate di non belligeranza. L'Italia cadde in mano alle forze tedesche che la occuparono per intero, sostituendo all'autorità italiana necessaria. Quindi noi dovemmo fuggire sotto falso nome perché era in pericolo la vita. Però non intendo, scusate, fare necrologi, anche se naturalmente la mia famiglia ha perso molti adepti. Ma allora, insomma, a 6 anni io avevo una duplice personalità. Io ero ebrea, Franca Eckert, per i miei genitori e solo per loro, ed ero cattolica per tutti gli altri. E non mi chiamavo più Eckert naturalmente, ma mi chiamavo Feltre. Anche per il parroco del villaggio nessuno doveva sapere chi ero. Però io sapevo che mi chiamavo Franca perché mi avevano detto sempre di dire la verità. Sapevo che ero buona, sapevo che ero ubbidiente, sia da ebrea che da cattolica. Poi siamo sopravvissuti e combinazione, per caso
per questa esperienza ricevuta ho insegnato nelle classi differenziali, ho diretto un orfanotrofio, l'orfanotrofio israelitico per 20 anni. Eletta al Comune di Roma, il sindaco Veltroni mi ha dato le politiche della multiplicità e della intercultura. Oggi sono attiva nella sezione italiana di Religions for Peace, quindi è presidente di Donne per la Pace. Sì, e quindi diciamo che quello stavo pensando, quali sono, ecco, volevo dire, è una cosa naturalmente si nota adesso del passato che si è cominciato e che adesso ha successo. Per esempio questa firma che hanno fatto le varie religioni con gli ospedali di Roma per il fine vita, mi sembra cominciata appunto al Comune, allora è una buona cosa. Allora, da quando mi hai detto, chiesto di venire, ho detto allora che cosa posso dire ai ragazzi? Aver fiducia che un episodio negativo può in futuro avere un risvolto positivo. Mantenere umanità anche nei momenti più bui della storia, perché se no, senza un Salvatore, non sarei qui oggi. Apprezzare la ricchezza della diversità che si crea attraverso la convivenza e, come dicevo, per i ragazzi non aver timore di cominciare un'opera nuova come voi state facendo, perché se anche non vedete i risultati adesso, qualcuno li vedrà nel futuro. Grazie. Grazie. Antonio, volevi fare un saluto, vero? Prego. Prima c'è la... Scusa Antonio Moretta, Antonio, c'è prima Antonio Lerario. Pronto? Un saluto. Un saluto, neanche un saluto. Una cosa, una riflessione piccola piccola così. Ma Rosetta, dopo tutte queste cose qui che hai sentito, che sono dirette a te, ma sono dirette anche a noi, possiamo noi tacere? Possiamo noi resistere? Dobbiamo continuare con maggiore vigore? Questo è l'insegnamento che ci stanno dicendo. Che dobbiamo questo andare avanti. Avanti con forza. Grazie. Bene. Grazie Antonio, prego. Scusate. Intanto una brevissima riflessione che riguardava Celeste De Meo. Avete sentito come ha suonato sta ragazza? L'applauso andava centuplicato. Perché? Noi per imparare 10 righe di poesia ci mettiamo una settimana. Vi immaginate quante migliaia di note in fila questa ragazza aveva nella mente quando suonava? Questo sa di miracolo. Brava la maestra, brava l'allieva. Auguriamo all'allieva un successo e una carriera enorme. Bene. Abbiamo sentito bambini, vari argomenti, insegnanti, ma dico un grazie alla presidente del premio, glielo vogliamo fare. Un grazie profondo per il tempo e l'energia. Grazie. Grazie Presidente, grazie Rosetta Attento, grazie ancora. Grazie, una giornata molto emozionante, ma sono felice di avervi visto, di avervi incontrato e farò tesoro di tutti i messaggi che mi sono arrivati. Grazie.